What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questa nuovissima reaction. Ed oggi ragazzi andremo a guardare un paio di trailer riguardo l'ultimo capitolo di The Dark Pictures Anthology, ragazzi, che si intitola The Devil in Me. C'era stato dato un piccolissimo assaggio proprio alla fine di House of Ashes, non so se vi ricordate, e quel piccolissimo assaggio a me mi aveva lasciato un leggero e piacevole languorino in bocca, perché appunto sembrava, da quel pochissimo, proprio da quella cosa minuscola che ci hanno fatto vedere, sembrava essere davvero molto molto interessante. Questo primo trailer che andremo a guardare, ragazzi, è il trailer della storia. E in secondo luogo guarderemo un trailer che è stato pubblicato meno tempo fa, penso meno di un mesetto fa, riguarderà le caratteristiche tipo del gameplay, perché saranno introdotte appunto nuove meccaniche, cosa che ci interessa tantissimo sapere, per cui andiamo a guardare prima il trailer riguardante la storia. Peggy 18. Vediamo un po' cosa ci propongono. Lonnet Entertainment. Charles Lonnet, please. Speaking. My name is Grantham DeMatt. I'm in a privileged position. What do we know about this guy? He's rich, he's a recluse, he's obsessed with H.H. Holmes. Totally sane, I'm sure. Some of the rooms are full recreations from the murder castle. Guy? Is that you? There's a shit ton of killer footage to be had here. My time is at a premium. We need to do this today. What the fuck is this? Oh my god. Are you shooting any of us? No one is gonna believe it without proof. Wait, no, no, no! What the hell? Someone! Please! What happened? What is this? It's a fucking booby trap. I've told you what I have. Please don't waste my time. Okay. Am I sending the car or not? Adesso ricordo nello specifico quello che ci avevano fatto vedere, ragazzi, in quel piccolo trailer. Ci sarà una Collector's Edition, oh mio Dio. Che dire, ragazzi, io non vorrei azzardare ipotesi. Magari ne parliamo dopo aver guardato anche il secondo trailer, che riguarda appunto le nuove caratteristiche. Vediamo un pochettino. Peggy 18. Where the hell are we? Let me get the fuck out of here. What the hell is that? We're trapped. What do we do? Is this a good idea? I don't see any other option. This has been weird every step of the way, and now it's getting scary. This is beyond messed up. Oh, shit. Oh shit, ragazzi. Jamie, over here. Check this out. It's a puzzle, a riddle of some sort. Tricks and traps, playing games. That's not what I was expecting. What was that? I can't handle much more of this. There's a lot of miles between eccentric and murderous. You okay? Not even close. Jay! He wants to choose, doesn't he? Oh my god. If we don't do something, both of them will die. We have to choose. Now! Ok, si può giocare anche in multi. Oh mio Dio. Get the fuck out any way you can. I don't want to die! Ok.
Esce precisamente il 18 novembre, mancano poco più di 2 mesi, ragazzi, ma che dire, che dire. Allora, questo secondo trailer ha confermato quello che già da questo poco che abbiamo visto, ragazzi, avevo pensato. Non vorrei azzardare un'ipotesi, ma quello che penso è che forse questo ultimo capitolo sarà il migliore della saga. Togliendo il fatto che appunto hanno implementato nuove meccaniche, come abbiamo potuto vedere, quindi la possibilità comunque di esplorare anche in maniera diversa gli ambienti che ci circondano, ci danno la possibilità comunque tipo di saltare cose che appunto non si potevano fare e che sembrano stupidaggini, ma che magari dà quel qualcosina in più, insomma, al gioco, perché ti fa sentire più possibilitato a fare più cose, quindi dà anche un po' più di varietà, diciamo così. Poi, a quanto ho capito, ci sarà tipo un inventario, ci saranno degli enigmi da risolvere, e quindi già queste caratteristiche ulteriori che gli hanno dato, secondo me, potrebbero valergli, ragazzi, il titolo di migliore della saga. Per quanto riguarda, tornando indietro, la storia, ragazzi, potrebbe essere la più intrigante ed interessante dell'intera saga, perché a quanto ho capito c'è questo tizio che rinchiude questo gruppo di persone all'interno di questo hotel, mi sembra, che è stato trasformato in una vera e propria trappola che ovviamente attenta alla vita di chi ci rimane chiuso dentro. E quindi già questo, ragazzi, lo rende appunto super intrigante. Sembrerebbe una sorta di Saw game, diciamo così, una sorta di gioco di Saw, no? Non so se conoscete la saga di film, ma questo tizio, e a quanto appunto si era evinto, ragazzi, anche da quel trailer di cui parlavo prima, che si era visto alla fine di House of Ashes, questo tizio è un pazzo criminale, non so se un serial killer, non so se lo si può definire così, ma è comunque una mente geniale da un lato, perché ha creato sto posto pieno di trappole con enigmi da risolvere, ma al contempo anche completamente folle. E questa cosa, regà, niente, a me mi intriga troppo, cioè non so che altro dire, è veramente fighissimo. Dopo soprattutto la mezza delusione di House of Ashes, a me personalmente, lo sapete, ci ho fatto la serie, l'ho portato qua sul canale, non mi ha fatto tanto impazzire. Ho preferito sicuramente Little Hope, anche a Man of Medan. Secondo me, fra i tre, ragazzi, ho preferito Little Hope, poi Man of Medan e poi House of Ashes. Appunto il penultimo, secondo me, ragazzi, è stato quello alla fine un po' più tutto fumo e niente arrosto alla fine, diciamo così. Quindi si spera che abbiano tenuto la ciccia migliore per la fine, ovviamente. Aspetto, come sempre, i vostri interessantissimi pareri qua sotto in commento. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, cosa vi ha comunicato questo trailer, se trovate il tutto interessante, intrigante, se lo comprerete al lancio o se preferirete aspettare. Io personalmente, viste le premesse, penso proprio che lo comprerò al lancio, ragazzi. Per farci una serie qua su YouTube, ovvio. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!